tutte e tutti. Questo è un altro video della serie Chiediamolo ai nostri candidati, in cui noi candidate e candidati di Potere al Popolo rispondiamo alle domande che ci avete posto nei banchetti, nelle iniziative e sui social. Mi chiamo Alessandro Bernardi, ho 65 anni, sono candidato a Bologna e mi occupo di questioni ambientali ed ecologiche. La domanda a cui risponderò oggi è: qual è la posizione di Potere al Popolo sulle infrastrutture e sulle grandi opere? Per prima cosa, alcuni dati. La pianura padana è la zona più inquinata d'Europa. L'aspettativa di vita per chi ci abita è di un anno e mezzo più bassa di quella media nazionale. Il 100% dei comuni della regione sono sottoposti a rischio idrogeologico. Basta pensare quando ad aprile scorso, per un paio di giorni di pioggia intensa, circa 3.000 tonnellate di tronchi d'albero furono trasportati dai fiumi fin dentro l'Adriatico. Studi di tecnici, geologi, architetti e urbanisti ci dicono che la quantità di cemento e di consumo del suolo è già stata superata e che quindi, oltre che il consumo zero, bisognerebbe abbattere parte di quello che si è già costruito. Invece il PD ha votato da poco una legge sul consumo di suolo che, mentre dichiara un aumento del solo 3%, toglie in realtà l'iniziativa urbanistica dal pubblico per darla ai privati. Questo ha portato dal 2017 al 2018 ad un consumo del suolo di quasi il 10%. Siamo la quarta regione in Italia. Dobbiamo sempre ricordare che più territorio si cementifica e si impermeabilizza, e più fragile lo si rende dal punto di vista idrogeologico. Passando alle cosiddette opere infrastrutturali, il governo regionale del PD ha concordato con il governo centrale nel corso degli anni, con una coerenza degna di miglior obiettivo, quasi 6 miliardi di euro di spesa. Di questo importo, poco più del 2% è dedicato alla manutenzione delle strade statali, circa poco più dell'8% è dedicato a interventi su nodi locali e varianti. Il rimanente 89,5% è dedicata all'allargamento delle autostrade esistenti o alla costruzione di nuove. Questo sappiamo cosa vuol dire: maggiore traffico su gomma di merci e persone, quindi un maggiore inquinamento dell'aria. A questo dobbiamo aggiungere 500 milioni di euro di finanziamento statale per la costruzione di una linea del tram a Bologna, che dovrebbe connettere la zona dell'aeroporto al fallimentare Fico, togliendo solo il 3,5% del traffico privato. Cosa c'è di ecologico in tutto questo? La Lega invece cosa sostiene? Borgonzoni e Salvini continuano a dire che vogliono più autostrade e più grandi opere. Ci troviamo di fronte ad un vero partito trasversale degli affari, del cemento e del profitto, che dobbiamo mandare a casa. Se ora la situazione è questa, pensate a cosa potrebbe succedere con l'autonomia differenziata. Noi di Potere al Popolo diciamo che serve una vera riconversione ecologica della nostra regione, pagata da chi fino ad oggi ha guadagnato sull'avvelenamento della nostra terra e non da chi è stato avvelenato. Ci vuole un'uguaglianza sociale con una decisa redistribuzione della ricchezza prodotta. La salute, l'ambiente e i beni comuni fondamentali vanno sottratti alla logica del profitto e riconsegnati totalmente sotto la gestione pubblica. Ci vuole la ripubblicizzazione del completo ciclo dell'acqua e dei rifiuti, così come era già stato deciso dal popolo attraverso i referendum che sono stati disattesi. Ci vuole un grande investimento pubblico, anche a fondo perduto, per la ripopolazione delle zone collinari e montagnose della nostra regione, a partire dalla sistemazione delle strade già esistenti e al ripristino soprattutto dei servizi necessari alla persona per poterci vivere. Ci vuole l'unica grande opera realmente necessaria, la messa in sicurezza di tutto il territorio regionale, che comporterebbe tra l'altro anche l'attivazione di una grande quantità di nuovi posti di lavoro. Ci vuole un totale ribaltamento della logica economica e di vita. Bisogna cancellare la contrapposizione tra lavoro e salute. Prima l'ambiente e la vita delle persone, prima il popolo.